passo avanti. Vediamo di continuare ad introdurre un po' i nostri argomenti. Allora, questo che troviamo qui riprodotto, diciamo, è il cuore di quel sistema, quella scatola che io ho disegnato con quel rettangolo, con quel volume all'interno del quale abbiamo detto deve avvenire uno di quei due cicli termodinamici che abbiamo appena visto, è costituito da un sistema del genere. Quella scatola in realtà ha una forma, vabbè, è inutile che la prenda così da lontano, insomma, come tutti sapete, la scatola certo non è un parallelepipedo quella scatola, ma ha la classica forma di un cilindro, che è questo signore qua, ok, che qui è visto sezionato per farvi vedere, è uno schemino chiaramente, poi magari vediamo le fotografie, ma chiaramente deve essere chiuso qua sotto, non funziona. Ok, e quindi è costituito da questa coppia cilindro stantuffo e pistone, ok? In pratica il cilindro è per definizione sta là e al suo interno scorre praticamente, qui si è ingigantito insomma la cosa per far vedere che non deve toccare, ma le sfiora queste pareti, ci sono degli anelli elastici di tenuta, chiaramente ci deve essere tenuta dal punto di vista fluidodinamico fra le pareti dello stantuffo e le pareti del cilindro, altrimenti diciamo, ci sono delle fughe che non consentirebbero né le trasformazioni di compressione né quella di espansione. Allora, il tutto funziona in questo modo, cioè questo stantuffo, come sapete, è dotato di moto alternativo, nel senso che non può fare altro che andare su e giù all'interno di questo cilindro fra due estremi, un estremo superiore e un estremo inferiore. Quindi, in maniera alternativa, questo stantuffo va su e giù e chiaramente in questi estremi deve invertire il senso del moto, quindi per quanto possa viaggiare veloce quello stantuffo, ci sarà un istante in cui la sua velocità è zero, si ferma perché deve invertire il senso del moto. Quando ciò avviene, per questo motivo, quando si ferma, diciamo, si ferma in questi due punti che questa figura è in inglese, come al solito, va bene, diciamo T sta per top center, noi in italiano chiamiamo punto morto superiore, punto morto proprio a indicare che è un istante in cui è una posizione in cui quello stantuffo per un istante ha velocità. Quindi stantuffo che si muove quindi da questo estremo fino ad un altro estremo inferiore che è il punto morto inferiore, evidentemente BC bottom center, okay. Chiaramente che cosa ce ne facciamo di questo moto alternativo? Non ce ne facciamo granché. Per noi l'energia meccanica è quella che si traduce nella rotazione di un albero. L'albero in questione, la traccia dell'albero è questo cerchietto che vedete qua, e quindi immaginate l'albero che entra nel piano della lavagna, così come di cui vedete appunto una estremità, ok? E quindi questo albero deve ruotare con una certa velocità omega, questo è quello che desideriamo ottenere. Costruiamo un sistema di questo genere
per ottenere come effetto utile la rotazione di quell'altro. Questo è l'obiettivo per il quale si costruisce tutta questa macchina. Okay. Per fare questo, quindi, dobbiamo trasformare il moto alternativo del stantuffo nel moto rotatorio dell'albero. E qui non è campo nostro, diciamo, voi che avete già studiato la meccanica applicata alle macchine sapete che esiste un cinematismo che si chiama manovrismo di spinta rotativa, che fa proprio questo: trasforma il moto alternativo dello stantuffo in moto rotatorio di quest'albero tramite questo cinematismo costituito da questo elemento qui, che è solidale all'albero, è attaccato proprio, è saldato sull'albero, che si chiama manovella, okay? E quindi, essendo solidale all'albero, è chiaro che questa manovella non può fare altro che essere dotata di moto rotatorio, e poi è incernierata in questo punto con quest'altra asta che si chiama biella, tramite appunto una cerniera che si chiama piede di biella, e la biella appunto ha questo compito particolare. Praticamente la biella, diciamo, pendola perché segue sia il moto rettilineo dello stantuffo sia il moto rotatorio della manovella, okay? Quindi, diciamo, questa che trovate qui rappresentata è una posizione intermedia. È chiaro che ci sarà appunto al punto morto manovella e biella sono allineate, no? Al punto morto superiore sono allineate in questa posizione, okay? E quindi non c'è nessun braccio, quindi non c'è nessuna spinta. Se io spingo sullo stantuffo in quell'istante non faccio girare nulla, ok? Perché non ho un braccio per generare una coppia, ok? Benissimo, quindi un altro motivo per cui questo estremo si chiama punto morto, in questo caso punto morto superiore, ok? Se faccio un mezzo giro mi ritrovo di nuovo manovella e biella allineate, di nuovo non ho un braccio per generare una coppia, e quindi arrivo a quest'altro. Lo stantuffo va a posizionarsi all'estremo inferiore, che abbiamo chiamato punto morto inferiore, e ancora una volta è chiaro il significato di punto morto. Quindi praticamente io ottengo, se faccio un giro completo dell'albero, a un giro completo dell'albero, quindi a una rotazione di 360 gradi, corrispondono due corse complete dello stantuffo all'interno del mio cilindro. Quindi possiamo farle partire chiaramente queste corse in qualunque istante, per esempio in questa qui fotografato in questa immagine, ok? Quindi in una posizione intermedia fra i due punti morti. Se da qui io faccio una rotazione di 360 gradi, l'albero appunto avrà fatto un giro completo e lo stantuffo avrà fatto due corse complete, una discesa al punto morto inferiore, una risalita fino al punto morto superiore e un pezzetto di discesa fino a ritornare esattamente a questa posizione. Quindi due corse complete. Ok? È chiaro, ragazzi, questa cosa? Sì, ho dovuto approfittare della pausa, vedete scritto là, esatto, il diametro. Quindi questa è l'area della superficie di base del cilindro. Se la moltiplichiamo per questo spazio che appunto percorre lo stantuffo, tutto quello che può percorrere durante una corsa completa, quindi dal punto morto inferiore fino al punto morto superiore, questo tratto si chiama corsa, ok? Quello stroke che vedete là, corsa, ok? Di solito in italiano la indichiamo con la lettera S, ok?
Questo appunto è il volume spazzato dal pistone, che si chiama cilindrata. È la cilindrata di, relativa a un cilindro, e quindi, come dicevo, siccome fino a prova contraria i motori, i cilindri sono tutti uguali, è chiaro che se io ho un motore con Z cilindri, la cilindrata complessiva del motore sarà il prodotto di greco di quadrato parti per S e per Z cilindri. Ok? Se faccio il rapporto fra la cilindrata più il volume, questo volumetto non spazzato, vedete questo V con C, quello che abbiamo chiamato spazio morto, quindi il volume totale, veramente il volume proprio geometrico del cilindro, faccio il rapporto fra questo volume complessivo e quel piccolo volumetto dello spazio morto, cosiddetto, o della camera di combustione, come poi vedremo, questo qui di solito indicato con la lettera R, si chiama appunto rapporto volumetrico di compressione, perché chiaramente, come l'abbiamo definito, è un rapporto fra volumi, ma è semplice, noto la tipologia di motore, passare da un rapporto fra volumi a un rapporto fra pressioni, così come ci è familiare, diciamo, per tradizione, proprio perché è facile misurarlo sperimentalmente, diciamo, che con questi motori cosiddetti volumetrici, preferibilmente, insomma, cioè in maniera più diffusa, viene utilizzato questo rapporto volumetrico. Questo come ordine di grandezza, a seconda della tipologia di motori, diciamo, varia fra un minimo di 7-8 per alcuni motori, fino a un massimo di un poco più di 20 per un'altra tipologia di motori. Questo per darvi un ordine di grandezza, nel senso che non credo troverete motori con rapporto di compressione 2 o con rapporto di compressione 100. C'è tutta una gamma, ci sono dei motivi per i quali si scelgono valori diversi. Allora, possiamo? No, non ci va questo? No. Ah, non era questa. Va bene, è appena appoggiata. Siccome è montata su questi elementi dell'albero, vedete, quando l'albero gira, questa praticamente non rimane alla stessa quota, ma sale, scende e pendola praticamente in questo modo, salendo, scendendo, e fa un movimento di questo genere la biella, ok? Mentre chiaramente la manovella, che vedete, è un sol pezzo con l'albero, non può fare altro che ruotare, e ovviamente lo stantuffo non può fare altro che andare su e giù, se è dotato di un'altra. Grazie. Ok. Questo che avevamo già detto, ma qui lo vedete sdraiato, il cilindro, l'albero, la manovella,
la biella, il pistone, le fasce di tenuta per garantire la compressione o l'espansione. Ok, quindi abbiamo visto degli aspetti un po' più geometrici e cinematici, è arrivato il momento di passare agli aspetti un po' più termodinamici. Allora, questa rappresentazione, che cosa è? Allora, prima di tutto vengo a precisare, queste che vedete sono quattro immagini relative a quattro diversi momenti dello stesso, della stessa coppia cilindro-pistone. Non è un motore con quattro cilindri, è un cilindro, un pistone fotografato in quattro momenti diversi. Come potete vedere, diciamo, anche con i colori, diciamo, si è voluto schematizzare il ciclo di funzionamento del motore, nel senso, adesso faremo più di un giro su queste cose, diciamo, ne parleremo con calma, adesso abbiamo altri pochi minuti, lo introduciamo, lo riprendiamo domani. Allora, dicevo, queste che vedete in verde e arancione rappresentano quella parte centrale del funzionamento di cui vi parlavo prima, cioè il ciclo termodinamico vero e proprio, di cui, diciamo, non compare la sottrazione di calore, lo chiariremo in seguito, diciamo, c'è, non è che non c'è, però è un po' nascosta da qualche altra parte. Come vi dicevo, il ciclo termodinamico, che immaginiamo rappresentato da queste due fasi a valvole chiuse, come vi dicevo prima, valvole chiuse significa interrompendo la comunicazione con l'ambiente, ok? Il ciclo termodinamico vero e proprio avviene se e solo se non c'è comunicazione con l'ambiente in questo tipo di macchina. Necessariamente, quindi, l'abbiamo detto prima, questo significa che io devo premettere al ciclo una fase di riempimento di fluido di lavoro, di introduzione del fluido di lavoro, effetto il ciclo, quello che rimane sono questi gas che non possono fare più niente, cosiddetti esausti. Se voglio ripetere il ciclo devo necessariamente buttarli fuori, scaricarli all'esterno in modo da fare posto a altro fluido di lavoro per riprendere il ciclo. Questa fase di introduzione, parliamo un attimo di questa fase di introduzione, quindi qui troviamo questa espressione, insomma, sì, va bene, aspirazione. Che cosa vogliamo dire? Allora, cominciamo dal principio e poi continueremo domani. Ma diciamo, introduzione del fluido di lavoro. Chi sarà questo fluido di lavoro? Per il momento, per fissare le idee, pensiamo a un fluido gassoso che più ci è familiare, l'aria, ok? Quindi immaginiamo di dover riempire questo cilindro di aria, ok? Come facciamo, tanto per cominciare, a riempire il cilindro d'aria? Cioè, se io ho una scatola, qualunque, sia essa un cilindro, sia essa un parallelepipedo, tipo questa borsa, immaginatela come una scatola, se ci faccio un buco qua sopra, non è che l'aria di questa stanza prende e va a riempire il volume di questa scatola. Vi ricordate una frase che ho adoperato tante volte? È una sorta di trasformazione termodinamica, come questo movimento dell'aria implica, non può avvenire gratis, senza una spesa energetica, senza qualcosa che forzi questa trasformazione. Quindi, sostanzialmente, quale può essere questa forzante? L'unica che può convincere l'aria ad entrare in quella scatola
se ci faccio un buco, è una differenza di pressione. Devo creare un delta P, una differenza di pressione fra l'ambiente dal quale vado a prelevare l'aria e il mio interno, cioè devo fare in modo che la pressione in questo condotto, no, che pesca, qui c'è l'atmosfera, quindi questo condotto immaginatelo che pesca qui dall'atmosfera, l'aria intanto va, si precipita a riempire questo volume, se e solo se la pressione all'interno di questo condotto, chiamiamola più concisa, chiamiamola P, PA, P con A, è maggiore rispetto alla pressione all'interno del cilindro. Solo se c'è appunto un delta P pari a P con A meno P cilindro maggiore di zero, solo se c'è questo delta P io convincerò l'aria a mettersi in moto, quindi a acquistare energia cinetica, a vincere le resistenze, dentro a quel tubo incontrerà delle resistenze, no? Un fluido reale all'interno di un tubo reale, ok? Quindi ha bisogno di energia per fare questo, chi gliela dà? Quale energia? L'energia di pressione. Quindi delle due l'una, devo creare, quindi dicevamo, un delta T. E allora ho due possibilità, no? O abbasso la pressione all'interno della scatola rispetto a quella dell'ambiente, cioè io qui nell'ambiente adesso ho la pressione di questo ambiente, nella mia scatola, nel mio cilindro, devo generare una pressione più bassa in modo tale da avere un delta P maggiore di zero, ok? E questa è una possibilità, ok? O questa operazione mi faccio aiutare da una macchina operatrice, la macchina operatrice che di mestiere fa proprio questo, preleva un fluido a una certa pressione e tramite un certo lavoro, che da qualche parte qualcuno mi dovrà fornire evidentemente, però per il momento non diamo importanza a questo particolare, diciamo, che cosa fa appunto tramite questa macchina operatrice innalziamo il livello di pressione dell'aria, quindi la spingiamo, la soffiamo in pressione all'interno del cilindro. Sono due alternative, questa seconda faremo qualche accenno, ne parleremo piccolo accenno più in là, però per il momento concentriamoci sul modo più naturale, no? Si chiamano proprio così, motori naturalmente aspirati, perché appunto scelgono il sistema per forzare l'aria ad entrare è quello di allargare praticamente improvvisamente quando lo stantuffo si trova al punto morto superiore, okay? Apro la mia porta d'ingresso. La mia valvola si chiama valvola di aspirazione, ok? Ci sarà qualcuno, qualcosa che materialmente apre questo tappo, ok? Questa che è la valvola di aspirazione quando lo stantuffo è qua sopra. Lo stantuffo scende velocemente in relazione ai tempi caratteristici di funzionamento di questa macchina. Che cosa fa? Allarga, perché io ho aperto la via di comunicazione, ho messo praticamente, quando apro questa valvola metto in comunicazione questo condotto, il condotto è pieno d'aria comunque, è aria che sta ferma lì finché questa valvola è chiusa, quando la valvola si apre io metto in comunicazione l'aria nel condotto che sta racchiusa in questo condotto, la metto in comunicazione con questo volume che appunto sarà molto più grande rispetto al volume che occupava l'aria quando stava nel condotto, ok?
come possiamo vedere qualunque schematizzazione. Questo improvviso allargarsi del volume a disposizione e dell'aria ne causa la caduta di pressione, ok? E quindi, diciamo, la pressione all'interno di questo volume più ampio, quindi all'interno del cilindro, diminuisce, scende al di sotto del valore della pressione ambientale, e quindi si instaura quel delta P che consente, che spinge l'aria che si trova nel condotto a mettersi in moto, ad acquistare energia cinetica, a vincere tutte le perdite di carico che incontra e ad andare a riempire tutto il volume che trova a sua disposizione all'interno del cilindro. Questo durante questa fase che avevamo chiamato preliminare, che adesso possiamo chiamare appunto fase di aspirazione del flusso. Aspirazione appunto perché stiamo generando questa depressione, quindi aspiriamo letteralmente. Quello che facciamo appunto quando prendete una siringa e dovete prelevare un liquido dalla fialetta della medicina, voi che cosa fate? Infilate il beccuccio lago, insomma, della siringa nella fialetta e tirate su, e che cosa fa? Praticamente state allargando il volume, state facendo aumentare il volume a disposizione dell'aria contenuta nella siringa. C'è aria comunque, no? Quando la comprate e cominciate ad operare, quel poco d'aria, quando gli si dà un grande volume a disposizione, come sapete, caratteristica di gas, dei gas è quella di occupare tutto il volume a loro disposizione, sia che ce ne sia un grammo, sia che ce ne sia un chilo. Quel grammo di gas tende ad occupare tutto il volume a sua disposizione, quindi ne varia la densità, il concetto di densità e il concetto di aeriforme. Quindi quando voi tirate lo stantuffino della siringa in alto, aumentate il volume a disposizione dell'aria, ne abbassate la pressione rispetto a quella atmosferica. Sul pelo libero della medicina contenuta nella fiala grava la pressione atmosferica e quindi il liquido viene spinto ad entrare, viene risucchiato all'interno della siringa. Okay? Quello che fate pure con la cannuccia quando bevete una Coca-Cola. Okay? Non fate altro che, perché la Coca-Cola vi arriva in bocca? Perché diminuite la pressione all'interno della cannuccia, aspirando, quindi tirando fuori l'aria che riempiva la cannuccia. Di conseguenza la pressione atmosferica spinge la Coca-Cola nella lattina o nella bottiglina, la spinge verso l'alto e lo bevete. Ok? Qui succede una cosa, con questa tecnica succede una cosa di questo genere, e quindi si perde l'equilibrio fin tanto che appunto lo stantuffo non giunge al punto morto inferiore. Ci fermiamo, non vi preoccupate, è completo solo per arrivare a un punto. È chiaro che quando è arrivato al punto morto inferiore ha raggiunto il massimo volume, no, che poteva dare a disposizione dell'aria, la minima pressione, dopodiché inverte il moto, ricomincia a salire, la pressione qua dentro tende a crescere, quindi io devo chiudere questo tappo, ok? Altrimenti butterei fuori quello che avevo fatto entrare prima, ok? Quindi devo sincronizzare, ci sarà un sistema di cui parleremo, però è un dettaglio, insomma, che insomma, ragazzi, nel corso di macchine noi facciamo un ampio programma in cui andiamo a vedere i vari sistemi energetici, le varie macchine, i vari componenti che stiamo studiando. Poi è chiaro che ci sono dei corsi specialistici che parlano di compressori, di turbine, di motori e via discorrendo. Quindi dicevo, ci sarà un sistema che gestisce l'apertura e la chiusura di questa valvola, e quindi per il momento, poi diremo qualche altra parola, per il momento è chiaro che il funzionamento più intuitivo è che questo gestore delle valvole la apra quando lo stantuffo è al punto morto superiore, ok? Quindi inizia la discesa, inizia ad allargare il volume, la valvola è aperta e il fluido entra.
arriva al suo estremo inferiore, al punto morto inferiore, inverte il moto, inizia a salire, la pressione all'interno crescerebbe, quindi se non voglio ributtare fuori quello che faticosamente avevo fatto entrare prima, questo mio gestore della valvola dovrà stare attento a chiuderla esattamente in corrispondenza di questa inversione del moto al punto morto inferiore. Ok? E quindi in questo modo praticamente, appunto, alla fine di questa fase di introduzione, o se volete di aspirazione, chiudiamo la comunicazione con l'ambiente, può partire il ciclo termodinamico come quello che abbiamo visto nelle diapositive. Per esempio, secondo le classiche trasformazioni, ci sarà la compressione per aumentare l'energia di pressione del fluido, ci sarà la combustione a cui corrisponde la somministrazione di calore che c'è familiare, e altrettanto familiare ci sarà la trasformazione di espansione, durante la quale andremo a raccogliere lavoro utile. Sarà questa espansione del fluido che spinge lo stantuffo verso il basso e che mette quindi in movimento l'albero. Quindi quella è la fase attiva, quella dove il gas espandendosi spinge lo stantuffo sarà spinto verso il punto morto inferiore, il sistema, il manovellismo di spinta rotativa, la coppia biella manovella trasforma questa discesa dello stantuffo in una rotazione, in un mezzo giro dell'albero motore. Quello è quello che noi ricaviamo, ok? È il ricavo lordo. È chiaro che il netto sarà la differenza da tutto quello che spendiamo per effettuare le altre tre corse. Ne parleremo anche di questo. Concluso il ciclo termodinamico, ne parliamo domani. Vedete, qui le valvole sono chiuse perché effettuiamo il ciclo. Una volta che si è completato il ciclo termodinamico, bisognerà espellere questi gas, quindi apriremo quest'altra valvola, ci sarà il solito gestore delle valvole che aprirà questa valvola, lo stantuffo va su e spazza via tutti i gas che erano racchiusi qua dentro. Chiudo e riparto esattamente da qua. Ok? Queste due vanno a cioè. Qui finisce un ciclo, da qui ne riparte un altro.